Lettura del Vangelo di Matteo, capitolo 28. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere la tomba. Ed ecco, c'era stato un grande terremoto, perché l'angelo di Geova era sceso dal cielo, si era avvicinato, aveva rotolato via la pietra e vi si era messo a sedere sopra. Il suo aspetto era come il lampo e la sua veste era bianca come la neve. Vedendolo, quelli che erano di guardia avevano iniziato a tremare per la paura ed erano diventati come morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, perché so che cercate Gesù che è stato messo al palo. Non è qui perché è stato risuscitato, proprio come aveva detto. Venite, vedete il posto in cui si trovava». E andate subito a dire ai suoi discepoli che è stato risuscitato dai morti e vi sta precedendo in Galilea. Lo vedrete là. Ecco, ve l'ho detto. Lasciando in fretta la tomba commemorativa, impaurite ma con grande gioia, corsero a riferirlo ai suoi discepoli. Ed ecco che Gesù andò loro incontro e disse: «Buongiorno». Loro gli si avvicinarono, si strinsero ai suoi piedi e gli resero omaggio. Allora Gesù disse loro: «Non abbiate paura, andate, portate la notizia ai miei fratelli, così che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre le donne se ne andavano, alcune delle guardie entrarono in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano accadute. E dopo essersi riuniti con gli anziani ed essersi consultati, questi diedero ai soldati una notevole somma di denaro e dissero loro: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e hanno rubato il corpo mentre noi dormivamo. E se questo giunge agli orecchi del governatore, non vi dovrete preoccupare, vi spiegheremo noi la faccenda». I soldati presero il denaro e fecero come era stato detto loro. E questa storia si è diffusa fra i giudei fino ad oggi. Intanto gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, gli resero omaggio. Alcuni però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Perciò andate, fate discepoli di persone di tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla conclusione del sistema di cose».